Stoppani era anche il personaggio di un film di Pierino. Ah, davvero? Sì. E faceva il direttore di un collegio. Antonio Stoppani. C'è anche la scuola. E guardando di qua si vede, qui bisogna stare attenti al sole, il museo. Allora, quello che mi ricordo è questo. Il museo è nato nella metà dell'Ottocento. Qui c'è dal 1893. È nato in base all'ascito di due persone, adesso non mi viene il nome, una delle due è stato il primo direttore, un certo Jan, se mi ricordo bene. E credo che sia il più grande in Italia. È uno dei più importanti in Europa. Oltre a essere, ripeto, il 1893 a oggi significa che ha più di 120 anni, è da più di 120 anni qui. No, un peccato che ci sono gli animali, gli orami che sono ricoperti di polvere. Ma tanto, non so. C'è la foca che diventa tutta bianca sopra. Ma tanto così. Di polvere. E io non ci sono mai stato dentro. Qui è molto bello, bisognerebbe approfondire un po' gli aspetti architettonici, perché sono molto belli. Erano altri tempi. No, sì, ma nel senso erano altri tempi perché c'erano i soldi per investire su certe cose. Oh, il posto, sono andato su. Avvisami. Sì, però sono ricercatore all'università. A meno che non sia stato trasferito nel museo. Il punto non è quello. Andiamo su a vedere. Il punto non è quello, è che un tempo c'era la sensibilità, i soldi e l'intelligenza di investire per fare queste cose. Vuol dire, io editore dono un planetario alla città. Certo. Io faccio un museo di scienze naturali. Certo. Anche nel mio paese c'erano i benefattori che regalavano l'asilo alla comunità. Sì. Adesso non deve fare tutto il pubblico, tutto. E il pubblico lo fa male. Vediamo la cortina. Qui non mi sembra che ci sia nulla di significativo. Riprendo la copertina di 5, se non bisognerebbe farci una gita dentro. Un'altra volta la prendiamo. Sì. Caso dello scopo di genetico. Secondo me è la posizione delle storie.